down, che inizialmente da semplice terminologia è diventata poi purtroppo una realtà che anche se in modo diverso ancora oggi ci sta accompagnando. Abbiamo tutti noi vissuto lo smart working, ma allo stesso tempo, da pubblico, privato, qua non c'è assolutamente alcun tipo di differenza, abbiamo portato avanti le nostre attività aziendali e istituzionali. In realtà nulla si è veramente fermato, lo abbiamo solamente fatto in modo diverso. Così come questi webinar, tempo fa, quindi a marzo, quando abbiamo iniziato, anzi prima di marzo, prima di questi webinar, li organizzavamo in maniera in presenza, per poi passare sulle piattaforme. Chi di voi ci ha seguito dai primi eventi si ricorderà che l'abbiamo fatto su una piattaforma diversa, un po' più semplice. Poi ci siamo anche noi attrezzati. E questa nuova realtà, all'inizio, devo essere sincero, non è stata semplice sia da accettare, ma soprattutto da gestire. Bisognava riorganizzarsi, gestire il lavoro da remoto nostro e dei nostri dipendenti. Gestire gli acquisti dei DP, mi ricordo che inizialmente era più semplice trovare un ago in un pagliaio, se vi ricordate, era impossibile riuscire a trovarli. E soprattutto abbiamo dovuto garantire la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza anche delle infrastrutture che hanno e stanno subendo ingenti danni derivanti da attacchi cyber, purtroppo, portati avanti da criminali, perché tali li possiamo solo definire, che stanno approfittando di questo dramma a livello globale. Tutti questi eventi hanno comportato un nuovo numero di rischi legati alla colpa grave del dirigente pubblico, e ne cito solo alcuni. Una normativa, come sapete, sugli appalti, modificata per velocizzare gli acquisti, ma in alcuni casi non semplice, non sempre di facile interpretazione. La gestione degli spazi di lavoro, ad esempio, la gestione della sicurezza nello smart working, nonché altre modifiche legislative, come ad esempio il decreto legge 22 dell'aprile 2020 sull'edilizia scolastica, il DL 76, sempre del luglio 2020, sulla responsabilità erariale, sulla modifica del procedimento amministrativo e sull'abuso d'ufficio e tante altre modifiche. E saranno questi i temi che affronteremo a breve, grazie all'intervento del dottor Marco Cavallaro, procuratore della Corte dei Conti, e dei nostri colleghi Riccardo Cornaghi, responsabile della divisione Marsh, che si occupa delle coperture assicurative per colpa grave, e di Matteo Mancini, nostro collega della società Marsh Risconsulting, che è l'azienda del gruppo Marsh che opera nel settore della consulenza strategica sull'analisi e gestione dei rischi. Vorrei concludere, prima di dare l'avvio al webinar, innanzitutto ringraziando tutti voi per l'interesse mostrato, per l'affluenza sempre altissima, e vorrei sottolineare che oggi sono presente oltre 150, siamo quasi a 200 tra enti e aziende pubbliche sparse su tutto il territorio nazionale. E soprattutto, e con questo concludo, vorrei ringraziare coloro che ci hanno dato la fiducia. Molti di voi hanno riposto la fiducia nel gruppo Marsh, in questo anno veramente molto difficile per tutti. E con questo lascerei la parola a Riccardo, che darà avvio a quest'ultimo webinar del 2020. Prego, Riccardo. Grazie. Rinnovo anch'io i ringraziamenti a tutti coloro che ci stanno seguendo, che hanno seguito un po' il percorso che abbiamo sviluppato in questi mesi attraverso questi seminari online. La giornata di oggi vuole essere in un formato anche un po' differente, nel senso che andremo a condividere le analisi fatte sui temi che ha già anticipato il collega con dei punti di vista differenti tra di noi. Quindi abbiamo il sostituto procuratore della Corte dei Conti, che ci darà, dottor Marco Cavallaro, che ci darà una visione appunto dal punto di vista giuridico, soprattutto in relazione alle norme che sono state introdotte quest'anno, che andremo a vedere in relazione alla pandemia. Io cercherò di darvi un osservatorio sulle soluzioni, sui rischi legati ai singoli, quindi ai manager, ai funzionari dirigenti della pubblica amministrazione, sull'impatto che queste cose hanno avuto su di loro, e il collega Matteo Mancini dal punto di vista delle organizzazioni, quindi strumenti e soluzioni che le organizzazioni possono attuare in relazione alle problematiche e alle criticità emerse in questa annualità, diciamo così. Quindi questo è, diciamo, un po' l'agenda dell'analisi che faremo insieme con i colleghi. Non sarà, diciamo, un semplice passaggio di testimone da un intervento all'altro. Io quello che volevo, come semplicemente mi volevo affidare ad una
un antico brocardo latino che ci aiuta, è sempre utile per identificare, dare una definizione di colpa grave, che è un po' il cuore del tema che poi andremo a sviscerare sotto diversi punti di vista. Diciamo che ormai è molto nota, ma semplicemente quando ci riferiamo alla colpa grave, se utilizziamo questo tipo di intendimento, diciamo che è più semplice per tutti capire che cosa intendiamo. Diciamo che ci possiamo riferire a qualcosa che è talmente evidente, talmente grossolano che tutti dovrebbero intendere. Quindi diciamo che cos'è la colpa grave? È appunto quella fattispecie che non può non essere conosciuta, quel determinato tipo di colpa. Ed è per questo che quando viene posto in essere questo tipo di livello così grave di negligenza, imperizia o imprudenza, tale inosservanza non può essere scusata e quindi ricade sull'ipotesi di colpa grave con le conseguenze che vedremo successivamente. Però semplicemente il riferimento normativo, diciamo così, risalente è dovuto al fatto che a seconda poi del codice a cui ci riferiamo, quindi profilo penale, civile o amministrativo, diciamo che le definizioni possono essere differenti, anche perché non esiste una definizione da codice a cui afferire. Ci sono ormai definizioni giurisprudenziali consolidate che ci danno un po' il dettaglio delle casistiche. Però per semplificare, per avere un'immagine ben chiara, sempre presente, dobbiamo, a mio avviso, possiamo riassumere semplicemente con questo concetto che ho cercato di anticipare. Io volevo però contestualizzare molto il tema e mi rifaccio fondamentalmente al primo aspetto che cerchiamo di analizzare in relazione ad una importante norma di riforma che il decreto semplificazioni ha introdotto negli scorsi mesi, perché è intervenuto, diciamo, per la prima volta dopo molto tempo in relazione proprio al tema del danno erariale e con riferimento specifico alla straordinarietà del momento che stiamo vivendo. Quindi l'articolo 21 del decreto semplificazioni, che introduce sostanzialmente un'importante modifica del termine della responsabilità erariale, poi adesso con il procuratore della Corte dei Conti lo vedremo dal punto di vista giuridico, io voglio semplicemente anticipare, e lascerò adesso la parola al procuratore, perché è un aspetto che seppur, come dire, di nobili intenzioni dal punto di vista delle conseguenze a livelli di responsabilità, può avere delle conseguenze importanti in relazione ai rischi e quindi alle soluzioni possibili per questi rischi, che sono gli strumenti assicurativi che poi vedremo, e soprattutto può lasciare aperta, diciamo così, un punto di domanda su alcuni aspetti che adesso vorrei insieme al procuratore analizzare. Primo fra tutti, che appare evidente, trattandosi di una norma transitoria, quindi che ha una sua validità in relazione all'operato di un manager, di un amministratore, di un funzionario pubblico per un periodo ben determinato di tempo che appunto terminerà al 31 dicembre dell'anno prossimo, si tratta di una norma che introduce, abbiamo detto, un esimente di responsabilità in relazione alla colpa grave unicamente nelle ipotesi di condotta agente, che però dobbiamo ben capire avrà una durata ben definita. Quindi la prima domanda che vorrei porre al dottor Cavallaro, che è qua con noi, è capire questo tipo di norma a livello di, trattandosi di norma transitoria, che tipo di interrogativi ci possiamo porre in termini di responsabilità. E quindi passo la parola a lui. Grazie dottor Cornaghi, io spero si senta la mia voce. Sì. Ci sia tutto ok con l'audio. Io innanzitutto vi ringrazio per la considerazione e per l'invito a partecipare a questa che mi pare una formula particolarmente utile, se possibile, ma anche innovativa, diciamo, di webinar, tavola rotonda sostanzialmente, quindi quello che potrebbe essere un dibattito, un dialogo, soprattutto su questioni che sono al momento anche per noi operatori diretti del diritto comunque ancora aperte. E non nascondo fonte di discussioni anche di pareri diversi, perché come giustamente il dottor Cornaghi ha anticipato, il recente decreto legge 76 del 2020, convertito in legge a settembre, ha aperto alcune questioni abbastanza rilevanti, insomma ha introdotto delle novità abbastanza rilevanti all'interno del
grande sistema della responsabilità amministrativo-contabile. Utilizzo questo duplice aggettivo perché all'interno, diciamo, delle varie funzioni della Corte dei Conti, diciamo, è opportuno unire le due questioni, sebbene la responsabilità puramente contabile riguarda specificamente quello la materia dei conti, che non è ciò che andremo oggi a cercare di precisare nei limiti del possibile. Io mi presento, mi chiamo Marco Cavallaro, opero come sostituto procuratore generale nella Procura della Corte dei Conti di Palermo, quindi la nostra competenza è la Regione Siciliana, giusto anche per dare il quadro di quella che è l'attività che il sottoscritto fa, ma soprattutto perché noi operatori, anche massimamente delle procure, ci stiamo domandando se e come possa influenzare sia l'attività di indagine che noi compiamo, sia in generale l'attività di valutativa e giudicativa della condotta dei funzionari e dipendenti pubblici, di coloro comunque sono attratti nella giurisdizione della Corte dei Conti. Ecco, queste novità possono apportare delle, secondo me, significative modificazioni, che certamente hanno, come giustamente lei rilevava, da prima una, se vogliamo, limitata portata temporale. Questo è evidente perché la norma, che è chiaramente indicata nella schermata della slide che è stata pubblicata dal dottor Cornaghi, ci dà una prima notazione chiara, cioè che teoricamente, poi spiegherò perché questo avverbio, la responsabilità modificata, se vogliamo, avrà una limitazione temporale dal momento dell'introduzione a norma del decreto legge fino al 31 dicembre del 2021, peraltro è stata prorogata in sede di conversione del decreto legge, che altrimenti avrebbe dovuto concludersi come efficacia il 31 di luglio del 2021. Se me lo consente, dottor Cornaghi, però sarò brevissimo, ovviamente lungi da me voler fare una lezione, quindi non solo vi autorizzo, ma vi esorto ad interrompermi in qualsiasi momento, togliendomi l'audio o facendo dei cenni evidenti e netti. Non voglio fare una lezione, mi si consente però di tracciare due o tre concetti base, perché quando noi parliamo di responsabilità dolosa o colposa, limitata ad alcuni fatti, solo commissivi o anche omissivi, credo che sia necessario dare due o tre concetti base, chiave, sulla complessiva generale, sul complessivo sistema generale della responsabilità contabile, che, se così vogliamo, non possono essere considerati modificati radicalmente da quella che è la nuova norma e da quelle che sono le disposizioni normative introdotte. E che io mi sono permesso, ripeto, sarò telegrafico, di riassumere in cinque elementi fondamentali. Cioè sono i cinque cardini sui quali si erge la giurisdizione contabile, la responsabilità amministrativa. Il primo cardine è quello del rapporto funzionale che c'è, cioè contro chi agisce, chi attenziona la Corte dei Conti all'interno, ripeto, del cappello della responsabilità amministrativa. Quei soggetti, dipendenti, funzionari o quant'altro, che sono legati o da un rapporto organico o, come si è estesa negli ultimi anni, la giurisdizione della Corte dei Conti, coloro che sono appunto legati a un rapporto funzionale, cioè che esercitano all'interno della struttura della pubblica amministrazione un servizio pubblico, un'attività che è ricondotta ai poteri e alle esigenze del pubblico. Per fare un esempio concreto, anche le società che si occupano, gli agenti della riscossione che si occupano della riscossione coatta, anche questi sono stati attratti nei recenti anni nella giurisdizione della Corte dei Conti. Che significa attratti della giurisdizione della Corte dei Conti? Significa che la Corte dei Conti può chiamarli a rispondere ai danni eventualmente causati. Il secondo elemento, che è quello che poi andremo più a chiarire ed attenzionare, è quello della condotta o del fatto, diciamo. Cioè il soggetto che è attratto nella giurisdizione della Corte dei Conti e che è sottoposto all'azione di responsabilità erariale lo è non tanto e non solo per una sua qualità, cioè il rapporto organico, quindi che è un presupposto, ma perché commette un fatto, una condotta. Questo è un elemento, se vogliamo, abbastanza scontato. Invito tutti a fare, per quanto è nelle corde o nella dinamica di ciascuno di noi, nella fantasia o negli studi passati, dei paralleli con il diritto penale, ad esempio. È chiaro che vi sono delle norme che descrivono una condotta, quello del ladro piuttosto che quello dell'indebito appropriatore. La grande differenza che c'è, e che però cercherò di spiegare, che forse qualcosa si sta assottigliando fra la giurisdizione penale e quella contabile, è che mentre vi è un codice penale e molte altre norme che descrivono le condotte penalmente rilevanti, nella
nella giurisdizione contabile non vi è un elenco di condotte che possono essere attenzionate. Si tratta di un elenco sostanzialmente aperto che non c'è. Ciò impone quindi di valutare all'interno di tutte le condotte attenzionabili sia fatti commissivi sia fatti omissivi, cioè tutti quei comportamenti, appunto ripeto, condotte, che possano determinare un pregiudizio. E commissivi ed omissivi, la cosa importante, non è una distinzione da poco, non tanto e non solo nella loro fattispecie specifica, ma anche perché poi vedremo, e lo si vede evidentemente dalla disposizione dell'articolo 21 che è ancora in schermo, che nel periodo che intercorre dall'entrata in vigore del DL 76 fino al 31 dicembre 2021, le condotte omissive e le condotte commissive che fino ad oggi, o meglio fino a poco prima dell'entrata in vigore o a pochi minuti prima dell'entrata in vigore del DL 76 erano attenzionate dalla Corte dei Conti alla stessa maniera nella eventuale attribuzione di responsabilità per il funzionario, in questo periodo quelle condotte che sono commesse in questo periodo, quindi poi distingueremo la commissione della condotta dal suo procedimento, processo di accertamento, quelle condotte che sono commesse in questo periodo saranno attenzionate, se sono commissive o omissive, in maniera diversa. Dicevo, l'elemento del fatto, cioè della condotta, è l'altro elemento importante, fondamentale, cioè bisogna riconoscere, attribuire al funzionario responsabile una condotta che sia una violazione dell'ufficio, una violazione di norme o tutto quello che può rientrare in maniera non elencativa, non analitica, all'interno appunto del cappello della responsabilità erariale. Gli ulteriori tre elementi, vado velocizzando perché poi vorrei arrivare al punto centrale e nodale della questione, e cioè il terzo elemento è il danno, il pregiudizio, cioè la condotta responsabile, violativa di doveri, di canoni e quant'altro, deve poi causare un danno, un pregiudizio. È un elemento particolarmente rilevante nella responsabilità contabile, quello del pregiudizio. Perché? Non perché sia, se vogliamo, una giustizia sostanzialista quella contabile, ma perché è preordinata e finalizzata a reintegrare, o meglio, a risarcire, questo forse è il termine più corretto, il patrimonio erariale che è stato eroso, leso, o comunque che si è diminuito a causa della condotta responsabile del funzionario, del pubblico, insomma del soggetto attenzionato dalla giustizia contabile. Vi sono poi ulteriori due elementi, gli ultimi due. Il primo è l'elemento soggettivo, il più importante all'interno del cappello dell'articolo 21, e cioè le condotte che sono causate, commesse, compiute da un pubblico funzionario debbono rientrare in uno specifico range per quanto riguarda l'elemento soggettivo, cioè la volontà o l'intenzionalità che il soggetto vi mette. Ordinariamente le condotte sia commissive, cioè un fatto materiale che si esteriorizza, sia omissive, cioè il mancare in una prestazione, il mancare in una condotta, sono ordinariamente dalla Corte dei Conti attenzionate sotto il duplice profilo volontaristico o comunque diciamo soggettivo psicologico, cioè sotto il profilo del dolo o sotto il profilo della colpa grave. Che significa? Esiste anche una colpa lieve? Certamente sì. È rilevante in altri mondi del diritto, comunque della nostra vita, diciamo, quotidiana, che poi è attenzionata dalle norme, la colpa lieve? Certamente sì. Faccio un esempio banalissimo, famoso per chi lo ricorda, ma immagino che l'elevato valore culturale dei partecipanti al webinar mi esime dal dover spiegare la norma. L'articolo 2043, cioè la responsabilità extracontrattuale, civile e ordinaria, quindi nel normalissimo mondo civile, il soggetto è tenuto a risarcire il danno sia che gliel'abbia l'abbia fatta con dolo, sia che gli abbia commesso una condotta con dolo, sia che l'abbia fatto con colpa, indipendentemente dal fatto che la sua colpa sia qualificabile come grave o come lieve. Nella giustizia contabile, all'interno del sistema, del complesso sistema della giurisdizione contabile, invece rilevano solamente due caratteri della volontarietà, dell'elemento psicologico, chiedo scusa, il dolo. Dolo inteso come intenzione. Io do una spiegazione genetica, poi cercherò di entrare minimamente più nello specifico. Cioè come piena coscienza e volontà di commettere, di tenere una condotta che rientra, che sia appunto responsabile. Oppure la colpa, come diceva giustamente il dottor Cornaghi, parliamo di colpa quando vi è una
una scarsa o errata comprensione del mondo che ci circonda, delle condotte che devono essere tenute, delle norme che devono essere applicate. Solitamente noi si discute di imperizia, imprudenza o negligenza, possono essere tre tipici caratteri della colpa. Che significa che però la colpa è grave? E perché la colpa è grave e rileva solamente ove grave nella giurisdizione contabile e non se lieve? Questa è una scelta di tipo legislativo. La norma fondamentale, la legge 20 del 94, che è citata anche già nell'articolo 21 che vedete nell'impressione, nell'immagine, è la norma che descrive la responsabilità contabile, e che si è scelto di limitare, è una scelta, ripeto, di tipo normativo, di tipo legislativo, la azionabilità dell'azione appunto di responsabilità nei confronti del pubblico dipendente solo in caso di dolo e colpa grave. Perché? Perché la scelta è stata quella di lasciare uno spazio che potremmo definire anche, se vogliamo, limitato o meno, dipende questo dalla casistica specifica, che è quello della colpa lieve, cioè dell'imperizia non particolarmente grave, alla sopportazione, se vogliamo, del danno da parte dell'ordinamento complessivo, insomma, della macchina amministrativa, della pubblica amministrazione nel suo complesso. Cioè, che cosa significa? Cioè, cerco di spiegarmi. Non significa che alcuni danni, e questo immagino lo sappiate benissimo tutti, non vengano risarciti, ma che quel tipo di danni sono risarciti in altra sede, che potrebbe essere quella civile piuttosto che eventualmente quella amministrativa o quella penale, con tutte le distinzioni e le differenze del caso. Mentre invece è solo dove la colpa sia particolarmente grave, cioè la negligenza, l'imperizia, la scarsa considerazione delle norme applicabili al caso, la scarsa applicazione delle discipline, delle disposizioni, delle best practices, come si definiscono per esempio in campo medico, delle regole, delle linee guida, sia particolarmente riprovevole da parte del funzionario, cioè vi sia un superamento di una soglia di riprovevolezza della condotta e di scarsa considerazione che deve essere considerata appunto rilevante e conseguentemente far azionare, attivare la domanda risarcitoria. Questo punto è un punto particolarmente rilevante perché in realtà è come se ponesse due livelli di considerazione dell'elemento soggettivo nella valutazione che prima la procura e poi il collegio della Corte dei Conti fanno di una specifica condotta, e cioè le stesse procure, e quindi anche il sottoscritto e tutti i colleghi nell'esercizio dell'azione di danno, già prima fanno una valutazione se è superato il primo livello di rilevanza della condotta, cioè quello fra colpa lieve e colpa grave, perché già quello è un primo livello che escluderebbe l'azione di tipo contabile, cioè io non posso procedere nei confronti di un pubblico funzionario, un soggetto attenzionabile dalla giurisdizione contabile, se ritengo e se si accerta comunque se è valutabile la sua condotta come colposa, ma lievemente colposa, non gravemente colposa. In questo caso l'azione di danno non si può proprio promuovere. Viceversa, superato questo step, vi sono i due ulteriori step, cioè quello della colpa grave, cioè una condotta che è particolarmente riprovevole perché consiste in una violazione marchiana, se vogliamo, manifesta, una incompetenza particolarmente rilevante, in termini di negligenza, una condotta completamente che ignora in maniera ingiustificabile l'ignoranza legis, questa è una famosa locuzione che potremmo utilizzare in certi casi anche e soprattutto anche nella giurisdizione contabile, l'ignoranza di una norma, l'incompetenza nel senso della marchiana incapacità di attivarsi se la condotta richiesta al funzionario pubblico è anche una condotta materiale. E l'ulteriore step è quello, quando si supera questo ulteriore livello della colpa grave, via quello del dolo, e cioè quando noi verifichiamo e valutiamo che la condotta del funzionario è non solo riprovevole in termini appunto di negligenza e inescusabilità, ma è addirittura consapevole di violare e scientemente intende violare una norma o tenere una condotta contraria a quella che sono i propri doveri o comunque che sono le norme applicabili anche di tipo regolamentare, se vogliamo. E su questo dottore, immagino non sia semplicissimo discernere dove inizia e dove finisce una e l'altra. Ecco, questo è un tema secondo me molto importante. Questo, se mi posso permettere, è un elemento che vuole, da un lato, mi si consenta per quello che può valere, da un lato rassicurare che l'attività della Corte dei Conti, che nell'ottica è particolarmente temuta
soprattutto quella della procura, che diciamo non è questa la sede per spiegare proceduralmente, ma se volete due parole si possono poi successivamente anche spendere. È comunque una valutazione che già la procura della Corte dei Conti, quindi l'organo che è il motore dell'azione di responsabilità, comunque deve fare. Perché immaginate, chiudo nell'ultimo elemento che non avevo poi citato, poi se volete possiamo anche fare questo tipo di specificazione, ma vorrei entrare nella problematica del 76, perché questo cappello che non mi serviva era necessario per dare il quadro. L'ultimo elemento, quello forse se vogliamo più banale, ma anche più complesso in realtà, quello del nesso di causalità. Cioè tra la condotta che tiene il pubblico funzionario e il danno ci deve essere un rapporto di causalità. E la causalità che noi applichiamo ai nostri giudizi, nei giudizi della Corte dei Conti, è una causalità di tipo civilistico, se vogliamo. Cioè non è la cosiddetta, cioè la prova a ogni volta ragionevole dubbio, se vogliamo, scusatemi se utilizzo una locuzione che pure ha valore all'interno della giurisdizione penale, processuale penalistica. In realtà noi dobbiamo provare che vi sia una concausalità fra un evento e una condotta, quindi il funzionario, il pubblico amministratore che tiene una condotta, assume un provvedimento o che non la tiene, e il danno che è stato causato all'erario. Questo elemento di questa causalità è necessario, perché se non vi fosse, o se fosse interrotto da un evento esterno, non permetterebbe neppure di avviare l'azione di responsabilità, o comunque impedirebbe una condanna, chiaramente. Che poi ci deve essere appunto il rapporto fra la condotta e il danno. Qual è la grande, due innovazioni, io le dico, poi magari lascio la parola ad altri, potremmo poi nell'eventuale dibattito, penso, entrare anche più nello specifico. Sì, certamente. Qual è la grande innovazione che il DL 76 ha portato? Innovazione, mi si consenta, me lo consentirete, non in termini assolutamente positivi, assolutamente negativi, al momento vanno valutati. Due sono gli elementi in realtà più rilevanti. Il primo è quello che già si citava, che si vede appunto da ciò che è nello schermo, e cioè limitatamente al periodo, così definiamolo, Covid, la responsabilità che una volta per i fatti sia dolosi, per i fatti sia commissivi che omissivi, cioè una condotta tenuta da un pubblico funzionario o una condotta omessa, con tutte le difficoltà nel qualificare l'omissione, era considerata alla stessa maniera ed era sanzionabile, o meglio, era attenzionabile dalla Corte dei Conti se commessa con dolo o con colpa grave, subisce una biforcazione, una distinzione molto netta, e cioè i fatti commissivi fino al 31-12 del 2021 saranno oggetto di azione di risarcimento, quindi eventualmente di condanna in sede contabile, solo se commessi con dolo. Viceversa, i fatti omissivi, quindi non assumere una condotta, un provvedimento, un contegno che il pubblico funzionario doveva assumere sulla base di norme, regolamenti, e questa è la valutazione molto complessa, perché non vi è una casistica analitica, ma è una casistica totalmente e aperta alla valutazione dello specifico caso. Dicevo, in caso di condotta omissiva permane l'ordinaria considerazione dell'elemento soggettivo, cioè il pubblico funzionario può essere chiamata a risarcire il danno sia che abbia omesso per dolo, quindi con la coscienza di non compiere un atto che pure sapeva di dover commettere, oppure anche se lo abbia fatto con colpa grave, cioè per una insipienza, per una incapacità, per un'ignoranza di una norma che invece avrebbe dovuto ben conoscere, per esempio concludere un procedimento entro una specifica data, se non lo fa con una norma che doveva, perché deve conoscere il pubblico funzionario, la norma ad esempio del 104 del 90, ecco, non conoscere la scadenza del procedimento, il termine del procedimento, non assumere un provvedimento se quella condotta omissiva causa un danno, perché ripeto, alla condotta si deve comunque appoggiare, affiancare il pregiudizio, il danno, ecco, in quel caso permane comunque la valutazione sulla base della colpa grave, oltre che del dolo, evidentemente. E questo è un elemento molto importante, perché distanzia le due condotte. Il secondo elemento, mi consentirete di leggere il passaggio normativo, perché purtroppo la memoria è forte, ma non troppo. All'articolo 1 della legge 20 del 94 è stato aggiunto un ulteriore passaggio, che magari proverò a spiegare successivamente, che però mi pare importante. E cioè, sempre dal DL 76 del 2020,
l'articolo 1 della legge 20 è quello che sostanzialmente descrive in via generale la condotta responsabile, e ciò che la procura della Corte dei Conti va a cercare nella condotta del pubblico funzionario per poter determinare se è stata responsabile o no. Si dice però, si aggiunge all'articolo 1 la locuzione che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Che cosa significa questo? Cioè, questo dà un ulteriore step in più. Prima suddivisione. Fino al 31-12 i fatti commissivi possono essere ritenuti causativi di danno solo se commessi con dolo. I fatti omissivi rimangono invece nell'alveo della duplice valutazione dell'elemento soggettivo, quindi sia dolo che colpa. Incidentalmente, vi è qualche autore che addirittura sta dubitando che questo tipo di formulazione normativa potrebbe aprire, quantomeno per fino al 31-12 del 2021, la risarcibilità del danno anche a seguito di atti omissivi lievemente colposi, ma questo è, diciamo, un elemento ancora più complicato che magari occorrerà di essere digerito e valutato. Personalmente non credo moltissimo in questa cosa, ma è come dire una notazione in più. Dall'altro però, che cosa si dice? Si aggiunge questa locuzione. Locuzione che non ha una valenza temporale, cioè non è limitata al 31-12, ma ha un'altra valenza, una valenza di tipo, se vogliamo, più che probatorio, è una norma che ha un duplice valore, sia sostanziale che probatorio. Cioè la procura della Corte dei Conti, quindi il soggetto, il procuratore che deve agire nei confronti del funzionario pubblico, non solo, ovviamente ove il fatto è ritenuto doloso, non solo deve provare l'intenzionalità della condotta, ma deve anche provare, e questa è una particolare difficoltà che tutti quanti incontreremo, la intenzionalità dell'effetto dannoso, ipotizzando che si possa, e così accade, scindere la volontarietà da un lato della condotta, cioè l'intenzionalità, la consapevolezza di tenere una condotta, ma dall'altro anche di volere un certo tipo di effetto di danno. Questa cosa, che all'interno del sistema penalistico è abbastanza nota, il cosiddetto dolo specifico, cioè non solo io voglio la condotta, quindi voglio commettere una norma che viola una condotta che viola una norma penale, ma voglio anche l'effetto, quindi diciamo sono consapevole sia del tipo di violazione, ma anche dell'effetto che la violazione determina, e voglio quel tipo di conseguenza. All'interno del mondo della responsabilità contabile capite benissimo che è particolarmente complicato, perché, facendo un esempio banalissimo che ovviamente poi nella prassi sarà sicuramente superato dalle decine se non centinaia di casi che al momento ancora non hanno attenzionato, però in maniera specifica tutto questo aspetto, la Corte dei Conti, perché la macchina ovviamente amministrativa ha la sua complessità, significherebbe che andare a ricercare la prova non solo della volontarietà, dell'intenzionalità della condotta dolosa, quindi assumere un provvedimento palesemente contrario a delle norme con coscienza che il provvedimento è contrario, ma anche volere l'effetto, cioè che l'effetto che ovviamente è la diminuzione patrimoniale per l'erario. Questo è un elemento che è stato introdotto sempre dal DL 76, ma non ha una limitazione temporale, quindi questo potrebbe cambiare anche nel futuro l'approccio, soprattutto per quello che riguarda la responsabilità doloso. Molto chiaro, grazie. Infatti questo tema dell'introduzione della norma che da una parte è transitoria in relazione al profilo della colpa grave, ma sull'elemento del dolo, questo elemento che ultimamente lei ricordava, invece è un elemento che rimane, anzi che cambierà un po' la giurisdizione da questo punto di vista. Però a proposito appunto dei due elementi soggettivi di cui lei parlava, che sono il dolo e la colpa grave, gli strumenti a tutela del patrimonio di un manager, di un amministratore, di un dirigente che esistevano prima sono gli stessi che esistono oggi, e sono il trasferimento delle conseguenze patrimoniali di questi rischi al mercato assicurativo attraverso dei contratti. Allora, quello che vorrei così sottoporre l'attenzione è il fatto che i contratti assicurativi sono strutturati esattamente come lo erano prima dell'introduzione della riforma di cui stiamo parlando, e sono strutturati in una formulazione atipica, come noto a tutti da ormai veramente moltissimo tempo. È la formulazione cosiddetta claims made, che non ricorderemo adesso nella sua formulazione specifica perché la diamo per assodata, però quello che volevo così ricordare e sono due aspetti legati alle coperture individuali. Il fatto che ci sia una norma transitoria
quindi che diciamo prevede alcuni esimenti di responsabilità per le azioni o le omissioni che vengono poste in essere all'interno di questo range temporale, però deve fare i conti col fatto che poi le conseguenze di queste azioni e omissioni si potranno avere evidentemente in futuro, quando questa norma non sarà più vigente sostanzialmente. E allo stesso tempo dobbiamo considerare che le coperture assicurative a tutela di questi rischi si attivano nel momento in cui l'assicurato è destinatario di una contestazione relativa ad un'omissione, ad un'azione che ha commesso in precedenza. Ora, questo aspetto non è così lineare, così semplice, perché è bene capire che io potrò essere destinatario di una contestazione evidentemente anche in un momento successivo al termine di questa transitorietà normativa, e a questo punto bisognerà capire se l'omissione o la commissione che è stata posta in essere fosse a me già nota nel momento in cui ho attivato quel contratto. Sapete bene che nel momento in cui sottoscrivete un contratto assicurativo di questa tipologia dovete sottoscrivere un questionario, mi vengono poste delle domande in relazione alle attività che ho svolto e alla conoscenza delle conseguenze eventuali delle attività svolte o domesse. Allora, cos'è che voglio cercare di spiegarvi? Il fatto che dal punto di vista normativo abbiamo visto come funziona, ma dal punto di vista assicurativo il questionario rimane quello che era prima, quindi sostanzialmente mi viene chiesto ugualmente se sono a conoscenza di qualcosa che potrebbe dare origine a una richiesta di risarcimento. Poi probabilmente quella richiesta potrà avere un esito differente rispetto all'esito che avrebbe avuto ex ante emissione del decreto semplificazioni. Però il solo fatto che la norma abbia introdotto questo tipo di esimente non si riverbera automaticamente sulle polizze assicurative. Quindi è importante che le coperture siano strutturate in modo adeguato. In modo adeguato significa, ad esempio, che il questionario assuntivo sia, io lo definisco analitico, tipizzato, cioè che faccia riferimento ad elementi specifici che una volta a mia conoscenza saranno considerati come già noti e quindi come tali, come dire, non oggetto della copertura. Ma se la formulazione continua ad essere fatti, notizie o circostanze che potrebbero dare origine a, rimane un ambito ancora non definito che a maggior ragione in virtù della riforma potrebbe probabilmente creare anche delle criticità. Questo è un aspetto da considerare. L'altro, che accennavo anche prima, è che veramente fatico sempre a comprendere dove finisca l'omissione e dove inizia l'azione, perché semplicemente io lo stesso procedimento amministrativo, la stessa azione che porterò a termine, però per un determinato periodo di tempo non ho ottemperato nelle tempistiche previste. Quindi anche questo è un aspetto molto, molto particolare. Ultimo, sempre sul discorso del contratto assicurativo, è quasi banale dirlo, ma è importante che la copertura che mi tutelerà magari tra 3 anni, quando questa bolla, chiamiamola così per avere un termine molto attuale, magari sarà conclusa, lo speriamo tutti, però siccome l'unico contratto assicurativo a cui potrò afferire per tutelarmi sarà appunto quello che sottoscriverò nel 2023, riferito ad un'attività svolta nel 2020, è fondamentale che quel contratto abbia una retroattività, una garanzia antecedente alla decorrenza del contratto, che ricomprenda ampiamente questo periodo, anche se durante questo periodo sussisteva una norma transitoria che conteneva alcuni esimenti di responsabilità importanti. Questo è un flash sul discorso assicurativo individuale che secondo me è opportuno segnalare. Per allargare l'orizzonte adesso invece alle organizzazioni, quindi non più all'individuo, al singolo manager, al singolo amministratore, vorrei coinvolgere il collega Matteo Mancini e capire da lui un attimo se ci può aiutare ad inquadrare le eventuali strumenti da poter mettere in atto dal punto di vista dell'organizzazione a tutela dei rischi che stiamo analizzando. Quindi non più solo il singolo, abbiamo capito che la norma ha introdotto dei cambiamenti, il riverbero assicurativo sul singolo è comunque da attenzionare ed è bene ricordarsi come funzionano, però le organizzazioni nel loro complesso
dobbiamo capire come possono muoversi. Ecco, non so se la domanda è insomma intelligibile. Lascio la parola a te, Matteo. Grazie mille, Riccardo. Sì, senz'altro le aziende, le organizzazioni possono... Figurati. Senz'altro devono e possono prepararsi. Si parla spesso, anche ultimamente, di piano pandemico, quindi dell'importanza, da un lato, di prepararsi, quindi di già avere chiaro quali potrebbero essere le azioni da dover intraprendere in caso di eventi di tale portata, ma soprattutto avere l'obiettivo di minimizzare gli impatti, quindi tanto più in questo caso le aziende pubbliche sono pronte ad affrontare tale tipologia di eventi, tanto più magari anche gli impatti sull'amministrazione pubblica saranno sicuramente minori. Quello che poi abbiamo notato, soprattutto in questa nuova tipologia di eventi, che sono quelli appunto pandemici, è il fatto di andare a rimodificare dei sistemi, delle metodologie magari già presenti in alcune aziende, magari soprattutto le più organizzate. Quello che abbiamo visto, soprattutto anche nell'arco di mesi precedenti, nel quale abbiamo fatto tanti incontri, anche altri webinar su tale tematica, è che la maggior parte delle aziende pubbliche non aveva, tra virgolette, implementato un piano pandemico. E questo cosa ha comportato? Sicuramente una minore attività nell'andare ad affrontare tutti questi eventi, ma soprattutto tutti i singoli step metodologici per limitare gli impatti. Andando un po' poi ad affrontare le singole macro-categorie, quindi anche quali sono gli step metodologici per andare a implementare un piano pandemico, magari ci concentriamo su alcuni aspetti che abbiamo visto essere i più critici nell'arco della nostra esperienza, poi eventualmente se ci sono dubbi o domande potete insomma farmele tramite lo strumento di Zoom e proveremo poi anche a rispondere. Sicuramente il piano pandemico si poggia su tre macro argomenti principali. Il primo, senza dubbio, quello legato alle persone. L'evento pandemico ha fatto sì che la principale preoccupazione di tutte le aziende pubbliche, ma in questo caso anche private, fosse andare a adottare tutta una serie di misure per salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti. In questo caso poi per alcune amministrazioni anche quella di salvaguardare la salute e la sicurezza di eventuali visitatori, di eventuali persone che ovviamente possono essere accolte all'interno dell'azienda. In questo caso quello che deve essere attenzionato se da un lato ovviamente è il rispetto delle normative già vigenti, quindi da un lato tutte le normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma dall'altro ha comportato andare a modificare alcuni aspetti. Pensiamo che alla parte di dispositivi di protezione individuale che abbiamo già citato, se da un lato in una prima fase sono risultati introvabili, ma dall'altro le aziende che magari avevano implementato un piano pandemico magari potevano averne delle scorte da utilizzare soprattutto nelle prime fasi di questa pandemia. Altri fattori da considerare banalmente era l'organizzazione all'interno delle aziende stesse, quindi percorsi, come evitare gli assembramenti, come modificare alcuni comportamenti che magari vengono usualmente utilizzati. E quindi questo ha portato poi, se da un lato anche grazie ai vari decreti legislativi che sono stati emanati nel tempo, a rafforzare e ragionare su tutti i nuovi protocolli che devono essere implementati. La seconda macro area era quella legata ai cambiamenti normativi. Parzialmente l'abbiamo nominato nella fase precedente, soprattutto quella in materia di salute e sicurezza, ma poi dobbiamo anche ragionare su tutte le altre normative che hanno avuto sostanzialmente un impatto. Pensiamo alla parte privacy, quindi tutta la gestione di nuovi dati personali all'interno delle aziende. Pensiamo al fatto di dover misurare magari in ingresso la temperatura dei nostri dipendenti o banalmente di dover gestire comunque eventuali casi positivi in azienda. Quindi tutto ciò ovviamente ha avuto dei rispecchi su tutta questa normativa. Quindi anche qui all'interno di un piano pandemico quello che deve essere sostanzialmente preparato in anticipo, andare a capire quali potrebbero essere le normative impattate, quindi prepararsi in anticipo, preparare per esempio nel caso della normativa privacy, quindi con anche riferimento al GDPR,
tutte le nuove informative, tutte anche preparare i sistemi informatici ad accogliere questi dati, così che da essere pronti a rispettare tale normativa. Come ultima macrofase, ovviamente, è quella legata alla pianificazione. Pianificazione che, se da un lato l'abbiamo già affrontata con riferimento alla salute e sicurezza dei dipendenti, dall'altro con riferimento alla normativa, qui ripercorre un po' la parte più operativa. Quindi pensiamo da un lato a pianificare per esempio lo smart working, quindi anche qui abbiamo visto che soprattutto tante aziende pubbliche si sono ritrovate all'improvviso a dover implementare tale sistema. E questo magari ha comportato sia dei disagi a livello organizzativo, ma dall'altro può aver portato ulteriori rischi. Pensiamo al rischio cyber. Leggiamo proprio quotidianamente che proprio a causa dell'utilizzo di questo strumento il numero di attacchi è aumentato in maniera veramente considerevole. Questo perché? Perché spesso le usuali misure di sicurezza vengono un secondo messe da parte in nome della produttività o comunque dell'efficienza dello smart working, però dall'altro magari ci espone ulteriori rischi. Altri aspetti ulteriori da dover considerare nella pianificazione ovviamente è tutta l'organizzazione interna. Pensiamo a dover pianificare, ovviamente oltre a tutta la parte di salute e sicurezza del lavoro, come riorganizzare le attività all'interno delle amministrazioni. Quindi sicuramente il primo passo è andare a capire ciò che risulta essere critico per l'amministrazione, di cosa si ha bisogno per poter continuare ad erogare quelle attività e andare poi a disciplinare le azioni da fare. Quindi ordinare per criticità, capire di quante persone io ho bisogno, se possono lavorare da remoto o devono insomma presentarsi nel luogo del lavoro, andare a capire quali altri sistemi sono necessari, quindi sia informativi ma anche a supporto di altre attività. Infatti qui poi dipende molto da settore a settore. Pensiamo ad aziende pubbliche magari che si occupano di raccolta rifiuti oppure di aziende di trasporto pubblico locale, quindi anche in base al settore poi devono essere esaminate nel dettaglio tutti questi aspetti, tutte le azioni che devono essere fatte per poter garantire sostanzialmente la continuità delle attività, ma soprattutto poi evitare che comunque il servizio venga interrotto. All'interno ovviamente sempre di quest'ultima parte, quello che abbiamo visto anche dalla nostra esperienza, un altro aspetto da dover pianificare è quella legata sostanzialmente agli approvvigionamenti. Abbiamo già accennato alla parte di dispositivi di protezione individuale, ma su questa parte ovviamente si può allargare ulteriormente, perché sì, se da un lato tutta quell'ambito, in quell'ambito si hanno avuto tante difficoltà a reperire, soprattutto all'inizio dell'evento pandemico, tutto il materiale necessario per far sì che i nostri dipendenti comunque lavorassero in totale sicurezza, dall'altro c'è stato anche un altro problema di tutte le altre forniture. Pensiamo da un lato con tante aziende che magari sono state chiuse durante il lockdown, pensiamo anche con i confini internazionali, magari con fornitori esteri che quindi non avevano, tra virgolette, quella capacità, oppure anche a causa delle tempistiche molto più lunghe da dover affrontare, e quindi di tutte le materie prime, servizi o comunque materiale non era disponibile per continuare ad erogare l'attività dell'amministrazione. Quindi per poter sostanzialmente essere pronti, quello che serve poi noi lo riconduciamo nel più ampio cappello del piano pandemico. Quindi tutte queste azioni che abbiamo visto ovviamente devono essere preparate in anticipo, devono essere valutate, insomma, di tutte le azioni che devono essere poste in essere in futuro, e soprattutto tutte le amministrazioni devono iniziare a dare ruoli e responsabilità. Quindi chi fa cosa, quindi banalmente anche qui una delle modalità più diffuse è quello di convocare un comitato di crisi che vada poi a prendere tutte le decisioni, a coordinare un po' la risposta tra gli eventi, andare a disciplinare tutte le azioni come abbiamo visto per ogni macro ambito. E soprattutto una volta che è stato sostanzialmente prodotto anche qui un documento formalizzato con tutte queste azioni, ovviamente deve essere da un lato testato, perché poi spesso, come è capitato anche ahimè abbiamo letto su tanti quotidiani,
tante amministrazioni pubbliche avevano magari un piano, ma lo hanno lasciato nel cassetto perché o non era aggiornato o magari non era stato testato a fondo, quindi in caso di bisogno sostanzialmente è crollato la prima difficoltà. Quindi anche qui, una volta formalizzato, l'importanza è proprio quella di andare a fare formazione sui ruoli e responsabilità, chi fa cosa, e soprattutto testarlo per vedere che sia attuale, aggiornato e soprattutto efficace. Chiaro. Grazie Matteo. Chiaramente è un sistema di vasi comunicanti, più le organizzazioni sono strutturate con piani ad hoc, più i profili di responsabilità che possono ricadere sui singoli vanno a modificarsi, nel senso che chiaramente se l'organizzazione ha ottemperato, ha proceduto ad avviare un piano strutturale per gestire la crisi, è chiaro che le responsabilità che possono ricadere sui singoli sono minori ovviamente, quindi questo per tornare poi al tema del profilo del singolo. E su questo aspetto facciamo ancora un passo indietro relativo al decreto semplificazioni, perché il decreto ha messo mano anche un altro tema molto importante, che è il tema degli appalti. E qui lo scenario che bisogna cercare di mantenere in equilibrio con grande difficoltà è quello appunto di trovare una modalità perché venga garantita magari l'emergenza, la straordinarietà che determina per la pubblica amministrazione la necessità di avviare un appalto in tempi magari molto rapidi, ma allo stesso tempo riuscire a garantire la trasparenza e il buon andamento di quel processo. E quindi su questo volevo capire dal dottor Cavallaro se ci può dare un suo punto di vista sulla novella legislativa con riferimento specifico al tema degli appalti, dal punto di vista proprio di quello che è stato l'introduzione di questa norma che adesso stiamo vedendo, che è l'articolo 1, e quindi capire un po' il punto di vista, il suo punto di vista come magistrato. Ecco. Sì, guardi, dottor Corai, la ringrazio della domanda. In realtà ci stiamo ponendo tutti quanti le domande riguardo all'applicabilità e le conseguenze della normativa sia in materia di appalti anche in materia di procedimento amministrativo. Nei dialoghi che abbiamo avuto nel preparare questo incontro io ho appunto segnalato alcuni passaggi. Il DL 76 è particolarmente corposo, la mia intenzione era più che altro dare lo stimolo di riflessione, e cioè ho visto anche una domanda che mi pare sia giunta dall'uditorio, alla quale forse si potrebbe rispondere, diciamo, allacciandosi sia alle questioni che sollevava il dottor Mancini, sia alla questione che lei diceva prima, dottor Cornaghi, cioè dove finisce l'omissione, dove inizia e dove finisce l'omissione, perché è un elemento non di poco momento. Però consentitemi di fare una riflessione lievemente più alta per poi calarla nel pratico, e cioè qual è la ratio del DL 76? Forse dovremmo prima di tutto chiederci questo, ce lo stiamo chiedendo anche noi operatori del settore, e cioè allorquando una norma si mette, seppure per uno specifico periodo, all'interno del sistema già, se vogliamo, piuttosto più che collaudato, comunque abbastanza consolidato, della responsabilità amministrativa, dicendo che due condotte, l'una commissiva e l'altra omissiva, vengono considerate in maniera diversa rispetto all'intenzionalità o meno dell'averle causate da parte della gente, ci sta a significare qualcosa di abbastanza chiaro e preciso, e cioè vuole intervenire su quella che è, consentitemi un'espressione non propriamente giuridica, ma abbastanza in uso anche nell'opinione pubblica, oltre che negli addetti ai lavori, è quella della famosa paura della firma. Cioè, che cosa ci dice il legislatore? Ci dice una cosa chiarissima, che se il funzionario, se il responsabile del servizio, se il RUP, insomma, se il soggetto eventualmente attenzionabile dalla giurisdizione contabile fa, non è responsabile, purché non faccia male con dolo, cioè purché non faccia male intenzionalmente. Viceversa, se il funzionario, il responsabile e quant'altro non fa, è comunque sottoposto alla valutazione di una condotta responsabile, anche se l'ha fatto per semplice colpa. Non voglio semplificarla, e lungi da me del dire questo, perché sembrerebbe come dire fate purché fate, perché se fate, ma se anche fate male, voi pubblici funzionari non sareste attenzionati dalla nostra azione di danno, o lo sareste solamente se aveste commesso il fatto con dolo.
non è una frase che si acconfà, diciamo, a un procuratore della Repubblica, ma la sensazione che se ne trae da questa attività legislativa è un po' questa, cioè privilegiare in un momento di particolare difficoltà l'attività commissiva, l'attività fattiva. Parlare di commissione sembra dare un'accezione negativa, in realtà si tratta di un'attività fattiva, dell'assunzione di provvedimenti, piuttosto che un'attività di tipo missivo, cioè dell'evitare di assumere delle decisioni. Questo è l'elemento che forse quello primario che emerge come ratio, come significato dalla norma che stiamo attenzionando nel suo complesso. Quindi, per esempio, anche nella materia appalti, quella che si cita, si dice, e questo si riallaccia al discorso che faceva il dottor Cornaghi sulla omissione, quando è che l'omissione è rilevante? La norma che abbiamo citato, che abbiamo tracciato, si allaccia anche al preciso periodo entro il quale il legislatore pretende che vengano stipulati i contratti o avviata l'attività esecutiva. Se non vado errato, in una scaglione di 2, 4, 6 mesi in base all'attività, se sia sotto soglia o sopra soglia. Questo dovrebbe essere lo schema. Ma al di là dello specifico punto, è un elemento importante perché il legislatore ci dice: se entro quella specifica data non vengono assunte delle attività fattive, quindi stipula del contratto e inizio dell'attività, quella condotta omissiva può essere considerata come condotta rilevante, chiaramente in termini omissivi, perché l'omissione si manifesterebbe nel momento in cui scade il termine entro il quale si sarebbe dovuto assumere un'attività fattiva, quindi la stipula del contratto o l'avvio dell'esecuzione. Se entro quel termine non viene compiuta, quella è un'attività omissiva. Un'eventuale attività commissiva tardiva può resipiscere, scusate il termine non particolarmente bello, cioè può aggiustare la questione? Probabilmente no, o comunque se la norma è così chiara nel dire che va valutata, attenzione, la norma non parla di termine, è un termine, diciamo, non è un termine perentorio se vogliamo, io almeno così non lo interpreto come termine perentorio. La norma ci parla di valutazione, cioè ci dice se il contratto non è stipulato, l'attività non è iniziata entro la data X, questo può essere considerato come parametro di responsabilità. Cioè il legislatore ci indica dei parametri, non è che ci dice è una sanzione, posto che l'eventuale responsabilità sanzionatoria l'avrebbe qualificata in altro modo. Dà però alla procura che agisce, che attenziona alla condotta del funzionario pubblico, una traccia di interpretazione e ci dice se entro 2 mesi, 4 mesi o 6 mesi non si è provveduto a quel tipo di attività, questa è una condotta che può essere attenzionata e rilevante. Basta quello per la responsabilità del funzionario? Cioè questa è un'omissione. È un'omissione qualificata? Sì, perché c'è un termine ben preciso indicato da una norma, quindi abbiamo già un quadro normativo da applicare e lo stesso funzionario deve conoscere quel quadro normativo e quindi lo deve applicare e rispettare. È di per sé un elemento che automaticamente genera responsabilità? Credo di no, mi sento di dire, nel senso che comunque deve essere appoggiato da un lato all'elemento dannoso, cioè ci deve essere un danno, ci deve essere un pregiudizio. Qui attenzione, spesso il legislatore ha ricorso nel DL76 nel rinviare all'interesse superiore, all'interesse nazionale, insomma l'interesse dell'economia, perché si tende a utilizzare delle clausole abbastanza ampie interpretative, perché poi l'atto, come ben sappiamo, il funzionario deve motivare l'atto, cioè deve specificare se e perché una condotta non è stata assunta in un periodo ben preciso, attenzione, ipotizzando che poi vi sia una sorta di attività resipiscente, perché un'omissione pura, cioè un atto che doveva essere assunto e che non viene assunto, è evidente che apre a una più grave considerazione dell'omissione. Faccio, se posso, riferimento anche alla domanda, non so se il dottor Cornaghi mi permette di farlo, visto che è già comparsa una... Sì, prego. Che mi pare che dica una cosa interessante, chiaramente, cioè si parla di problematiche che riguardano per esempio il piano pandemico di cui faceva cenno il dottor Mancini, ma anche nella questione particolarmente rilevante che riguarda il rapporto proporzionato o meno fra le risorse a disposizione e quella che è l'imprevedibilità della vicenda. Ora, anche qui allacciamoci al discorso che cercavo di far prima per quanto pedestre, cioè la ratio della norma qual è? È quella di, come dire, privilegiare l'attività fattiva da parte della pubblica amministrazione. Per fare un esempio che non è specifico ma che è in via generale, se una procura attenzionasse, ad esempio ipotizziamo che so, voglio entrare fare un esempio generale, chiaramente che non è tratto dalla prassi ma che potrebbe eventualmente anche manifestarsi, immaginiamo che all'interno di un luogo di lavoro non siano state adottate
non sia stato adottato il piano pandemico, né siano state adottate quegli accorgimenti, quelle attenzioni di cui parlava il dottor Mancini, quindi quelle che potrebbero aiutare a prevenire, posto che quelle non possono escludere in assoluto la manifestazione di un fatto pregiudizievole, per esempio un soggetto che frequenta un ambiente pubblico, un soggetto magari esterno, un utente, e che si ammala di Covid, perché magari, ora è un caso ipotetico, è un caso se vogliamo limite, ma consentitemi questa semplificazione, il soggetto si ammala, subisce un pregiudizio fisico, cita per danni innanzi al giudice ordinario civile, quindi questo è il privato che si lamenta nei confronti della pubblica amministrazione, il comune di X, dicendo per colpa vostra, per la mancata assunzione delle cautele, io mi sono ammalato e ho subito questo pregiudizio. Immaginiamo che un giudice ordinario riconosca questa domanda di risarcimento del danno e quindi condanni la pubblica amministrazione a risarcire il privato. Ora, questo è un fatto che tipicamente rientra nel cosiddetto danno indiretto, cioè non è un danno che il funzionario ha causato direttamente alla propria amministrazione di riferimento, bensì è un danno che il funzionario, comunque il pubblico dipendente, ha contribuito a causare e che è verso un altro soggetto, cioè la pubblica amministrazione di riferimento che deve risarcire altro. Ma è un tipico danno erariale, rientra assolutamente nella considerazione pienamente nella considerazione della Corte dei Conti, perché chiaramente è un depauperamento patrimoniale. Ma mentre, indipendentemente dalla considerazione della volontarietà o meno del fatto, cioè della colposità grave o lieve, la pubblica amministrazione può essere considerata responsabile, quando si trasla quel tipo di provvedimento, un provvedimento civile che immaginiamo sia diventato definitivo e che condanna il comune di X a risarcire il soggetto tizio del danno che ha subito perché si è contagiato di Covid all'interno degli uffici comunali, perché mancavano per esempio i dispositivi di protezione, traslandola nella sede giuscontabile, la prima domanda che si fa alla Corte dei Conti è: chi era il soggetto che doveva fare cosa? E chi è il soggetto? E se c'è un soggetto che non ha fatto qualcosa? Quindi l'esistenza di provvedimenti di tipo, per esempio, organizzativo, cioè piano pandemico, oppure piuttosto che dei regolamenti interni, l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione, sono elementi che certamente possono, seppure c'è una responsabilità, abbassare quella famosa soglia da grave a lieve e quindi escludere. Ripeto, sto facendo delle ipotesi, ma spero di poter cogliere il senso pratico anche della domanda. Cioè può abbassare la soglia di colpevolezza e conseguentemente escludere la risarcibilità del danno in capo al funzionario, al dipendente o al dirigente che era responsabile sostanzialmente, che doveva agire, se ha adottato delle cautele che escludano la sua colpa grave. Spero di essere stato chiaro. Sì, no, assolutamente, assolutamente. La domanda, infatti, dicevo anche di più, e che questa è un pochettina più, diciamo, entra più nello specifico, è più complicato. La domanda ci diceva come possiamo però valutare proporzionalmente la nostra capacità di agire, nostra inteso come pubblica amministrazione, rispetto alle risorse. Certo, questo è un problema, e soprattutto all'imprevedibilità della vicenda, cioè come allocare le risorse. Allora, questa non è una domanda alla quale si può rispondere, perché si potrebbero dare due risposte, l'una favorevole, l'una totalmente contraria, che a mio modesto avviso non possono però prescindere da una valutazione specifica del caso concreto, e quindi smentirebbero quella che in realtà è la valutazione che si fa caso per caso. Cioè non si può dire non facciamo nulla perché le risorse le abbiamo già allocate, oppure riallochiamo completamente le risorse, cioè rimodifichiamo tutto il bilancio e mettiamo sulla questione Covid, quindi destiniamo alla vicenda Covid, al piano pandemico, all'acquisto di dispositivi, una parte importante del nostro bilancio, sottraendola ad altre risorse. Qui non un posso equilibrio dare... sempre molto molto sottile, chiaramente. Se... Non solo, è impossibile dare una soluzione preventiva, però è evidente che ci sono due concetti. Da un lato la straordinarietà della vicenda, che quindi, come dire, può modificare la soglia di responsabilità, colpa grave, anche dolo eventualmente. Capite benissimo che la questione del dolo è particolarmente più complicata, perché si parla di condotte scientemente e intenzionalmente lesive, quindi sono casi che, come dire, più gravi, che quasi sempre o molto spesso confinano col diritto penale, quindi con la persona penale. Però il discorso tra colpa lieve e colpa grave è particolarmente rilevante, perché ritorniamo al discorso di prima: se la condotta è omissiva, cioè se la pubblica amministrazione non ha assunto dei provvedimenti, per esempio protettivi, per esempio delle discipline, disciplinari, per esempio dei regolamenti interni, non ha per esempio ricollocato alcune risorse
faccio un esempio banalissimo, scusatemi, consentitemi però di no, non voglio scendere nel ridicolo, nel semplice, però il comune di X, di cui parlavamo prima, è stato condannato in sede ordinaria civile a risarcire il danno al soggetto Y. Magari nello stesso anno, e questo accade, dovete immaginare che la fotografia del processo contabile e del processo ordinario è una fotografia che temporalmente è sempre sfasata, perché magari una condanna arriva in data X e subito dopo si attiva l'azione di risarcimento del danno, perché ciò che interessa alla Corte dei Conti non è solo la condotta, ma anche il fatto che ciò abbia determinato un danno, in questo caso disposto con sentenza, cioè la sentenza che condanna che costituisce la partita di danno. E quindi è in quel momento che si attiva anche il termine prescrizionale quinquennale dell'azione risarcitoria. Questo è un dato forse magari scontato, ma è importante per capire che può passare un lunghissimo lasso temporale dal fatto, dalla condotta eventualmente omissiva, al momento in cui si attiva l'azione di danno erariale. Ma questo purtroppo, o per fortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, è abbastanza normale. Posto anche che, mi permetto di dire, la giustizia contabile all'interno dei sistemi giudiziari italiani è quello più veloce, diciamo, agisce in maniera più rapida. Ma è chiaro, non è che può soprattutto la notizia di danno erariale è una notizia che si può acquisire in maniera molto varia. Dicevo però, la condanna in sede civile del comune X da parte del giudice civile con condanna definitiva, quindi vi è un pregiudizio. La Corte dei Conti è tenuta ad attenzionare se quel pregiudizio è riferibile alla responsabilità e alla colpa grave, per esempio del dirigente, per esempio del funzionario preposto all'ufficio, per esempio di tutto quelle, attenzionando, che so, l'organigramma del comune, chi era preposto a far cosa. Ma poi magari si attenziona, ci dice la domanda, ma sì, ma se non ho risorse come faccio? È una, diciamo, se vogliamo, eccezione anche abbastanza logica e ammissibile. Il punto è che poi vanno pesate le due valutazioni, cioè è più logico in un momento di emergenza, che da un lato potrebbe scusare una condotta colpevole, però non riallocare delle risorse per poter fronteggiare la pandemia. Scusate, faccio un esempio banalissimo, tendo ad abbassare troppo il livello, se lo abbasso troppo vi prego segnalatemelo. Cioè è più importante, questo dico e questo nego, allocare, che so, 10.000 euro per le festività natalizie piuttosto che acquistare 10.000 euro di mascherine o di dispositivi di protezione. Ripeto, è un esempio banalissimo, però all'interno, comprendendo benissimo che le risorse sono sempre quelle, vanno riallocate, cioè va, secondo me, fatta una valutazione particolarmente importante e particolarmente delicata di ordine di prevalenza e di preferenza. Ah, chiaro. Che poi questo possa determinare o no, o meno, il superamento della soglia della colpa grave o lieve, questo è un altro paio di maniche. Perché dobbiamo poi valutare, la colpa grave è una valutazione che si fa ex ante, ma che non può prescindere dalle condizioni nelle quali opera il funzionario pubblico. Cioè se il funzionario pubblico opera nel comune più ricco, diciamo, che quindi ha una disponibilità maggiore e che quindi può più facilmente riallocare le risorse, allora è un conto. Altro conto se nel piccolo comunello, ma io vengo da un piccolo comune, quindi conosco bene queste dinamiche, di 4.000 abitanti, che ha un bilancio, se vogliamo, striminzito, cioè arriva, come dire, ha una disponibilità leggerissima di poter spostare o riallocare, questo è un altro tipo di valutazione. Valutazioni che vengono fatte evidentemente già dalla procura, che ovviamente attenziona un certo tipo di condotte, ma evidentemente poi nell'eventuale promozione di azione di risarcimento del danno dal collegio giudicante. Questo per dire, è difficile per me dare una soluzione preventiva, cioè no, chiaro. È meglio acquistare il DP piuttosto che accendere le luci di Natale. No, non c'è una soluzione. Due esempi che possono sembrare poco opportuni e rispettosi, però è per dire, si tratta di due estremi che poi vanno compendiati. Assolutamente. Io volevo riprendere solo due aspetti velocemente che giustamente lei ha sollevato. Lei ha toccato un punto importante. Il momento in cui, diciamo, emerge il danno erariale è il momento in cui l'ente patisce quel danno, quando diciamo, lo registra a bilancio. Quindi in un caso di responsabilità indiretta, come quelli che lei faceva prima, è chiaro che le tempistiche possono essere anche molto lunghe, perché se il procedimento civile appunto si avvia in tal senso, quindi non si ha una soluzione stragiudiziale, quindi ci sono delle tempistiche legate a quel giudizio, e solo successivamente ci sarà un esborso da parte della pubblica amministrazione, solo da quel momento decorrono i famosi 5 anni. Tra l'altro
facilmente interrompibili con una messa in mora, quindi diciamo ripartono a decorrere ex novo. Quindi questo perché lo dico? Perché poi per tornare sempre sugli strumenti a tutela individuali, le coperture assicurative necessariamente devono prevedere una garanzia retroattiva molto ampia, perché questi casi purtroppo possono avere un'evoluzione, seppur la giustizia contabile sia più snella e più rapida, diciamo il sistema fa sì che venga ingaggiata in un momento magari successivo al danno patito dal terzo danneggiato esterno all'ente, e quindi le tempistiche sono queste. E io poi volevo fare una domanda al dottor Mancini, ma prima volevo ricordarvi anche una cosa, che effettivamente in questi mesi è emersa, magari non è così evidente a tutti, ma il mercato assicurativo ovviamente in una situazione di questo tipo di pandemia chiaramente ha attuato degli accorgimenti in relazione ai propri contratti. Sostanzialmente si è avuta una contrazione della disponibilità ad assumere nuovi rischi, oppure si è avuta la disponibilità a riprendere rischi già sottoscritti ma a condizioni peggiorative, quindi con riduzioni di garanzie e aumento di premi. Per quanto riguarda le coperture individuali, più che avere un impatto sul premio, quindi dal punto di vista economico, il mercato in alcuni casi, per fortuna non tutti, però devo dire che è emerso prepotentemente che sono state introdotte delle esclusioni di garanzia afferenti alle polizze individuali di colpa grave, cosiddetta RC patrimoniale colpa grave, che non solo fanno riferimento al tema Covid, al contagio Covid, che diciamo è abbastanza identificabile il rischio contagio Covid, quindi l'ipotesi che si poteva fare prima del dipendente o del terzo soggetto che entra in contatto con l'organizzazione contrae il virus, ne deriva una responsabilità, e quindi questo potenzialmente potrebbe essere un'esclusione che in alcuni casi è stata introdotta in relazione al singolo soggetto poi destinatario dell'azione di rivalsa. Ma purtroppo si va ben oltre, perché in alcune formulazioni queste esclusioni addirittura arrivano a far riferimento ad escludere danni patrimoniali diretti o indiretti al tema Covid, per semplificare molto. E quando si parla di danni indiretti si allarga moltissimo lo spettro, perché se ritorniamo al tema dell'appalto relativo all'acquisto di dispositivi di protezione individuali, quindi è un tema legato al Covid ma indirettamente, perché non è certamente il contagio, se quell'appalto, adesso non entriamo nel dettaglio, ma dovesse determinare una responsabilità in capo ai soggetti e ai funzionari che hanno seguito quella gara, quindi perché ha determinato un ammanco comunque o l'utilizzo di denaro pubblico in modo non congruo, perché quella gara ha avuto un esito infausto. Adesso non sto a identificare il dettaglio, ma perché voglio semplicemente segnalare che il mercato assicurativo, anche sulle soluzioni individuali, non solo abbia talvolta introduce un'esclusione, diciamo, tipica, che comunque va a depauperare le garanzie di riferimento, ma talvolta va oltre, perché se si arriva ad ipotizzare anche un'esclusione con riferimento a danni patrimoniali indirettamente collegati al Covid, si apre veramente uno spettro pericoloso. Quindi questo, come dire, è un segnale d'allarme, perché è bene verificare che questo tipo di esclusione non vi sia, o comunque che sia il più contenuta possibile, perché altrimenti si lascia così potenzialmente spazio a contestazioni importanti, che ovviamente non si verificheranno oggi, domani, ma probabilmente potranno verificarsi in futuro, anche perché questa tendenza, questo restringimento, chiaramente una volta introdotto nel contratto assicurativo, certamente non verrà poi, come dire, i laccioli della borsa non vengono poi riallargati. Una volta che come dire, il mercato o quella compagnia di riferimento ha introdotto questo tipo di restrizione, evidentemente non andrà poi a ritornare sui suoi passi su questo tema, anche perché abbiamo visto che invece le conseguenze potranno essere più verosimili in futuro, quindi a maggior ragione avrà motivo di mantenere questo tipo di impostazione. Dicevo prima che volevo chiedere al collega Mancini quali sono, se ci sono stati, le principali evidenze avute in questi mesi, magari con specifico riferimento al rischio cyber che veniva accennato prima, cioè quali sono le situazioni, se ci sono state, legate al tema smart working, al nuovo modello di lavoro, quindi se ci sono magari dei casi o comunque delle situazioni che possono essere utili, ecco. Sì,
Dunque, l'abbiamo accennato brevemente, ma sicuramente le difficoltà nell'andare a implementare lo smart working su certe realtà non è stato banale. Da un lato, proprio per mancanza, poi ritorniamo un po' alla parte di risorse, magari, proprio per mancanza di risorse alcune amministrazioni hanno cercato di fare sia velocemente, ma sia magari cercando un po' di minimizzare costi e magari, come dicevamo prima, andando a aumentare il rischio cyber. Un esempio classico è quando per andare a far sì che tutti i dipendenti possano lavorare in smart working, magari di far lavorare il dipendente col suo proprio PC personale da casa. Quindi qui subentrano tutta una serie di approfondimenti da fare. La prima ovviamente è quella legata proprio al rischio, quindi non essendo il computer personale sostanzialmente protetto come un computer aziendale, un computer comunque dell'amministrazione, subentra tutto il fatto che magari un potenziale hacker ha più facilità nell'entrare nel sistema dell'amministrazione, rubare dati o commettere magari un attacco nel quale rende indisponibili i sistemi. Quindi questo qua sicuramente è un primo aspetto da dover considerare. Ma anche, secondo aspetto, ma anche quelle aziende che magari si sono magari mossi in anticipo, magari sono andate a comprare i laptop mancanti per le persone più critiche che devono lavorare da casa o comunque cercando di rispettare al massimo le regole, uno dei problemi qual è stato? È stato quello che comunque le usuali misure di sicurezza legate al rischio cyber sono state un po' allentate, perché anche qui un conto è essere all'interno della rete aziendale fisicamente, quindi dentro nei pressi della sede dell'amministrazione, un conto è anche connettersi dall'esterno. Quindi anche qui, per quanto sia meno grave, però comunque ha aumentato il rischio cyber. E questo poi è stato anche comprovato dall'aumento degli attacchi, perché anche qui quello che si è riscontrato, basta leggere veramente i giornali tutti i giorni, ogni giorno c'è un attacco verso tutte le tante amministrazioni pubbliche, quindi con dati rubati oppure di servizi nella normale operatività. Un altro aspetto, magari sempre legato allo smart working, a latere del rischio cyber, è quello legato un po', chiamiamolo, al benessere del dipendente. Quindi soprattutto quello che abbiamo notato nel mondo pubblico, che tante persone per la prima volta si sono ritrovate a lavorare da casa, però poi gli mancava, tra virgolette, delle regole, ma anche dei suggerimenti per far sì che tutta magari quella parte di come si lavora, quali sono gli step, anche i trucchi per poter lavorare correttamente, perché poi un conto è essere in azienda, un altro iniziare la mattina, finire il lavoro, stare sempre davanti a un computer, non avere pause e magari avere difficoltà nell'accedere ai sistemi e così via. Quindi sicuramente tutte le amministrazioni devono accompagnare il dipendente nel riuscire a lavorare in maniera sempre più veloce, sempre più efficace anche da casa. Quindi questi qua sono magari i due principali punti di approfondimento legati un po' allo smart working. Grazie. E diciamo che ci avviamo verso le conclusioni, anche per rimanere nelle tempistiche previste. Ce ne sono alcune che sono state segnalate da parte vostra. Adesso cerchiamo di, nel possibile, di rispondere, eventualmente se poi ce ne fossero altre, comunque rispondiamo anche offline, diciamo così. In particolare ce n'è una, diciamo, riferita al tema che segnalavo prima delle esclusioni che stanno emergendo sui contratti assicurativi individuali e su come poter gestire queste problematiche, cioè che potere contrattuale ha il singolo assicurato, singolo manager, singolo amministratore, dirigente nei confronti di queste impostazioni. Domanda interessante, la risposta è complessa, nel senso che tipicamente se si tratta di soluzioni individuali che non afferiscono ad un contenitore più ampio, è molto difficile poter superare questo aspetto ed è forse anche il motivo per cui, diciamo così, il mercato assicurativo ha potuto, ha inserito senza particolari obiezioni l'esclusione. Se si tratta di soluzioni gestite attraverso un raggruppamento più collettivo, intermediate o gestite diversamente, può darsi che sia più semplice
che sia arrivati poi a una formulazione sicuramente più digeribile di quelle che sono le esclusioni che stanno emergendo, ecco, diciamo così. Però è un tema complesso, non è semplice risolverlo, ecco così. Ci sono poi ancora un paio di domande che ho visto per il dottor Cavallaro. Chiedo a lui se è possibile, diciamo, fornire delle indicazioni di risposta, cercando di rimanere un po' nelle tempistiche, ecco. Grazie. Sì, sarò velocissimo, chiedo scusa, magari io tendo un po' a debordare. No, era solo per una tempistica prevista. Sì, chiedo scusa, ci tengo una brevissima premessa metodologica. Chiaramente mi sembrano domande un po' specifiche, io non è che posso dare né consigli, men che meno risolvere in questa sede dei casi, però mi danno... In linea generale, diciamo. L'una che riguarda la stipula di una polizza da parte della PA per i propri amministratori. Su questo posso rispondere abbastanza brutalmente. Vi è un'ampia casistica di condanna in questa sede, in sede contabile al risarcimento del danno rispetto alla stipula di polizze da parte della PA, quindi sostenute con finanze della PA per i propri amministratori, per una ragione molto semplice, perché significherebbe sostanzialmente abrogare quello che è il sistema della responsabilità contabile. Cioè, siccome noi sappiamo, l'abbiamo poco fa detto, nessuno degli amministratori, funzionari e quant'altro risponde di fatti compiuti con colpa lieve, e di quelli, come dire, se ne assume l'onere economico la PA, e la PA che ne risponde nell'ordinamento complessivo, salvo eventualmente la fase civile, ma quella è una fase che non attiene alla Corte dei Conti. Se la PA stipulasse una polizza che assicura i propri dipendenti e funzionari a proprie spese per i fatti integranti, ovviamente nel dolo lo tralasciamo perché chiaramente è escluso, ma i fatti integranti colpa grave, sostanzialmente il pubblico dipendente non avrebbe nessuna forma di responsabilità mai, cioè potrebbe operare liberamente, quindi si abrogherebbe, diciamo, per via pratica tutto il sistema della responsabilità contabile, a parte il discorso del dolo, che è parte pure integrante. Quindi mi sento di dire che con un certo grado di certezza, ma ci tengo a precisare che si tratta di valutazioni personali, che la stipula di una polizza a carico delle finanze pubbliche per i propri dipendenti, chiaramente a coprire la colpa grave, addirittura potrebbe essere considerata nulla, secondo me, entro certi limiti, perché proprio mancherebbe l'oggetto. Posto che la responsabilità contabile è una responsabilità personale, questo è un altro degli elementi che vengono ritrovati nell'articolo 1 della legge 20 del 94. Su questo tema, chiaramente, senza riprendere la famosa finanziaria del 2008 che faceva riferimento specifico alla copertura colpa grave, qui siamo sul tema tutela legale, però anche qui, come giustamente lei indicava, la stessa ratio è sottostante all'inassicurabilità delle sanzioni, che è un tema che spesso emerge. La sanzione come tale non può essere assicurata, ma semplicemente perché verrebbe meno alla sua natura. Cioè, se io posso trasferire a un soggetto terzo le conseguenze di una sanzione, la sanzione non ha più il suo motivo di esistere. E allo stesso modo è quello che diceva lei. E sul tema tutela legale, quello che è lo strumento che ancora esiste e che personalmente ritengo sempre più importante, quasi più del tema della copertura colpa grave, è la copertura di tutela legale individuale, quella che può consentire la libera scelta di un legale o di un perito in relazione a un procedimento di natura contabile o di natura penale che possa afferire a un'attività di servizio. Questo è un aspetto molto importante, che comunque secondo me è bene ricordare, perché sono strumenti che esistono, che non hanno avuto particolari, diciamo, evoluzioni legate alla pandemia, e che possono essere sfruttate, diciamo così. E, scusi se l'ho interrotta, ma c'era l'altra domanda. No, anche in termini di spese legali, giusto per precisare, il soggetto che viene tratto a giudizio, citato a giudizio, perché si tratta di citazione, innanzi alla Corte dei Conti, un funzionario, teoricamente l'ente danneggiato a cui ha commesso il danno è chiamato come ente danneggiato a partecipare eventualmente al giudizio. Se il soggetto è responsabile, sarà chiamato a rifondere anche le spese, cioè le proprie, non solo si carica delle proprie spese, ma addirittura è condannato anche alle spese dell'erario, nei confronti dell'erario, spese che sono solitamente considerate in maniera proporzionale rispetto al valore della condanna. Quindi è evidente che non ci può essere una polizza sostenuta dallo stesso ente danneggiato che copre le spese che lui all'erario dovrebbe, capite benissimo che è un circolo vizioso che farebbe esplodere sostanzialmente il sistema della norma. Viceversa, al contrario,
se il soggetto viene ritenuto esente da colpa grave, è la sentenza che deve disporre la condanna alle spese, in questo caso dell'ente putativamente danneggiato. Quindi di fatto vi è sostanzialmente il sistema ha i suoi anticorpi, cioè il soggetto che viene ritenuto esente da colpa grave poi vede rifuse anche le proprie spese. Viceversa, se è ritenuto responsabile, men che mai potrebbe essere. Sì, scusi, su questo, scusi una cosa, che nell'ipotesi dell'assoluzione che lei diceva giustamente, il dipendente, l'amministratore può essere rifuso, diciamo così, dalla propria amministrazione in virtù del istituto di patrocinio legale. Purtroppo però nella realtà dei fatti noi vediamo da anni ormai che il quantum, cioè l'importo che può essere restituito, è quello che viene proprio espresso nel giudizio. Purtroppo poi la parcella molto spesso è eccedente, e quindi quel differenziale, pur essendo assolto, pur essendo, quindi non essendoci conflitto di interessi tra ente e amministratore dipendente, rimane a carico del soggetto. Quindi per questo che lo strumento tutela individuale assicurativa invece interviene anche su questi ambiti. Questo è bene saperlo, ma non tanto per lo strumento, ma per essere a conoscenza del fatto che anche in caso di assoluzione talvolta può rimanere un'ipotesi di addebito a carico del singolo. E chiudiamo, secondo me, con la risposta all'altra domanda, e poi magari il collega Esitini forse per chiudere i lavori, diciamo. La risposta all'ultima domanda, che mi pare che parli di una fattispecie disciplinata in maniera diversa da una norma regionale e una norma statale. Che tipo di responsabilità si può generare per il funzionario che applica la norma, da quello che capisco, regionale? Ora non riesco a scendere nello specifico, perché si tratta di questione un po' complicata. Mi sento di dare due notazioni di segno opposto, non voglio sembrare nel salomonico, però questo è un po' anche il mio obbligo di tipo pure deontologico. Il primo, uno degli elementi che tendono a valutare l'esistenza o meno, il superamento o meno la famosa soglia di gravità della colpa, è per esempio l'esistenza di norme contraddittorie o addirittura di interpretazioni giurisprudenziali addirittura contraddittorie. Cioè vi sono dei casi nei quali abbiamo fatto applicazione, si fa applicazione di questo criterio per dire che non è superata la soglia della colpa grave, in quanto non vi è una marchiana violazione di una norma, proprio perché quella norma non è di così chiara interpretazione e addirittura ha determinato fattispecie diverse o comunque applicazioni talvolta quasi contrastanti. Quindi questo è un elemento che può determinare una esclusione della colpa grave. Cioè, colpa, ma non si arriva a un livello talmente grave, non supera la soglia di esercibilità. Per contro, il problema è anche capire, uno, com'è possibile che sussista un contrasto, da quello che capisco abbastanza evidente, fra la norma statale e la norma regionale. Questo me lo domanderei, ed è una domanda che dovrebbe farsi anche il funzionario. L'ultimo punto, capire se a tutto ciò c'è un pregiudizio, perché poi se il funzionario non è un automa che applica, come dire, come se fosse un sillogismo, se A uguale B, quindi ha comunque l'obbligo di domandarsi se perché sussiste un contrasto e se questo contrasto poi determina un pregiudizio, cioè per esempio istituire un organismo che non è previsto statalmente ma che genera dei costi indebiti, quello per esempio potrebbe essere considerato, se, ripeto, il contrasto non è legittimo, un danno. Ecco, questo era il quadro che... Grazie. Prego, grazie a voi. Chiedo a Roberto Esitini se vuole concludere i lavori, diciamo. Sì, grazie Riccardo. Abbiamo iniziato con i canonici 5 minuti di ritardo e abbiamo concluso con i canonici 5 minuti di ritardo, quindi direi che siamo... abbiamo chiuso in orario. Io cosa posso dire? Ringrazio tutti i partecipanti a questo webinar, che spero sia stato all'altezza delle vostre attese. Ringrazio il dottor Cavallaro, ringrazio tutti i miei colleghi che hanno lavorato a questo evento e concludo, essendo oramai arrivati al termine dell'anno, augurando a tutti voi un buon Natale e soprattutto un felice e speriamo migliore anno nuovo. Grazie mille a tutti quanti. Grazie. Grazie a tutti.